Avete visto stralciare due opere che avevate messo nella vostra programmazione, un polo scolastico unico e una rotatoria che secondo voi avrebbe sistemato alcuni problemi di viabilità per l'ingresso di Castione? Sì, erano tutte e due opere strategiche per noi, per il territorio, ci avevamo lavorato per più di 5 anni. Il polo scolastico sicuramente dava una prospettiva diversa ai nostri ragazzi per il prossimo futuro, quindi per le prossime generazioni. L'abbiamo sostenuto da sempre anche in campagna elettorale, pur sapendo che non pagava. Questa amministrazione ha deciso subito di fermare il progetto senza approfondire le valutazioni, e questo è gravissimo, perché si potevano trovare soluzioni alternative ma senza rinunciare al 1.380.000 euro di fondo perduto alla scuola. Abbiamo ribadito qui in sala consigliare, se non se la sentivano di vendere le scuole di Brato potevano mettere in gioco altro patrimonio del comune per comunque mantenere sul territorio un investimento importantissimo. Importantissimo anche lo svincolo in entrata del comune di Castione. Nel 2013, quando abbiamo approvato il PGT, avevamo previsto una soluzione che permetteva di ridurre del 50% la viabilità in centro storico a Castione senza creare disagi per chi andava verso Bergamo, perché il problema per chi fa il senso unico di Via Regaglia è proprio l'immissione verso Bergamo. Anche questo progetto è stato stralciato, azzerato, vedremo con quali soluzioni porteranno questa nuova amministrazione, ma è chiaro che in questi momenti, senza risorse, avere progettualità e buttare via delle risorse non ha assolutamente nessun senso. Sì, abbiamo cominciato questa nuova avventura come Castione Unita, come gruppo all'interno del Consiglio Comunale. Questa sera abbiamo trattato due punti molto importanti, sono l'abolizione del progetto di polo scolastico che i cittadini di Castione hanno cassato negativamente con il risultato elettorale. Noi l'avevamo contestato, era un'assurda spesa, un assurdo onere economico per un mero allargamento dell'edificio attuale, che, come è accaduto per la piazzola ecologica, rischiava di togliere le ultime risorse in cassa. Noi speriamo che le scuole vengano in futuro adeguate e messe a norma della sicurezza. Altro grande tema invece lo svincolo che era previsto all'ingresso del paese, che viene stralciato, poiché come opposizione prima e oggi come nuovo gruppo avevamo contestato e reputavamo pericolosa, oltre che ulteriore capacità di creare aggravio al traffico di Castione, e che invece va completamente ripensata. Di sicuro quella rotatoria non avrebbe dato questi risultati. Pertanto iniziamo un'attività di integrazione dell'attività comunale, dell'attività in consiglio, rimarremo vigili sulla buona amministrazione e speriamo di dare il nostro contributo alla politica castionese.